Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per l'invito, grazie ad Aifa. Io eh, oggi purtroppo non sono eh, diciamo online dal vivo, ma è un collegamento in differita. Mm, mi spiace, però purtroppo ero proprio impossibilitato ad esserci e. Mm, nella mia relazione eh, tratterò l'argomento delle dipendenze in relazione eh, all'ADHD adulto, che è un, un topic di cui mi occupo quotidianamente diciamo, nella, nella mia nella clinica di tutti i giorni. Ecco. Allora. Ecco qua. È importante parlare di eh, ADHD e, e disturbo da uso di sostanze? Assolutamente sì. È eh, fondamentale, anzi, noi, in, come, eh, come esperti delle dipendenze, come persone che trattano le dipendenze, sa sappiamo che la dipendenza deve essere considerata una malattia. Eh, questo è fondamentale perché non è un vizio, ma è una vera e propria malattia. Definita ad andamento cronico e ricidivante. Cosa significa? Cronico perché dura mh, di solito molto tempo. E non è un problema che eh, va via in, in periodi brevi, solitamente è un andamento di tipo recidivante, ovvero eh, può anche ripresentarsi nel corso della vita a causa appunto delle, degli scivoloni o addirittura delle ricadute. Noi sappiamo eh, come, che le dipendenze lavorano sui circuiti della ricompensa, no? quindi coinvolgono il nostro, i nostri, <coughs> il nostro circuito mesolimbico. E che di fatto gestisce quelli che sono eh, gli istinti primari che servono sono fondamentali alla sopravvivenza, dove sappiamo che lì non c'è volontà, l'individuo lì non può governare, non può decidere per esempio di non aver sete, eccetera. E di fatto eh, è una relazione eh, disfunzionale tra il circuito mesolimbico e il circuito prefrontale, nel prefrontale noi sappiamo che mh, hanno, se hanno sede eh, gran parte delle nostre capacità pianificatorie di gestione eh, degli impulsi e, e quindi anche di autoregolazione sostanzialmente. Quando c'è una dipendenza cosa succede? Succede che il, mh, il circuito prefrontale eh, si ipoattiva, ipofunziona proprio per una, una, una risposta uh, adattiva a, a un'accensione artificiale tipica di una sostanza, tipica quindi eh, di una sostanza che che va soprattutto non solo ad aumentare il picco del piacere, quindi il picco dopaminergico, ma va anche a, a renderlo più lungo nel tempo. Ok, se noi pensiamo a un piacere, per esempio il piacere magari di mangiare un piatto particolarmente buono, eh, il piacere dura pochi istanti, pochi, minuti, pochi, pochi secondi, anzi. Con le sostanze invece vediamo che il piacere è prolungato nel tempo, ci sono addirittura eh, sostanze che hanno gli effetti addirittura di 24 ore, no? Cosa succede? Succede che quindi il circuito prefrontale si ipoattiva perché è iperstimolato dal punto di vista dopaminergico, da una sostanza o da un comportamento anche. E quindi cosa succede? Che il nostro cervello dice qua c'è qualcosa che non va e inizia a, a dire divento meno sensibile alla dopamina. Cosa succede? Che quindi la persona non sente più lo stesso piacere da quella sostanza. La risposta comportamentale è eh, quella di aumentare le dosi e quindi si sviluppa anche una tolleranza. Okay? È importante ricordarsi questa cosa perché? perché questo spiega il motivo per il quale la dipendenza non è... Un vizio ma una malattia, perché il soggetto che diviene dipendente se ne rende conto solo quando è già in quello status. Nessuno si rende conto di diventare dipendente durante il processo, tantomeno nessuno inizia una sostanza legale o illegale che sia, perché può essere una sigaretta, può essere dell'alcol, possono essere delle sostanze illecite. Comunque nessuno inizia a utilizzare una sostanza con l'obiettivo di, ehm, di diventarne dipendente. Ok, sappiamo anche che non si può spiegare tutto con la neurobiologia, ma eh, va sempre inserito dentro un contesto più ampio e più complesso. Nel senso che una dipendenza si può sviluppare, è importante che ci sia un soggetto con delle sue caratteristiche, che sono di tipo personologico, di tipo anche eh, neu eh, neuropsichiatrico, di tipo anche eh, genetico. Attenzione, per genetica non è una condanna, però ne sappiamo che i figli di, di persone con dipendenze saranno più soggetti a sviluppare delle dipendenze. Questo non significa però che, lo sarà, che, che certamente le svilupperanno. Ci deve essere ovviamente una sostanza, quindi con delle sue peculiarità o un comportamento additivo, pensiamo tipo al gioco d'azzardo. E poi un ambiente che può favorire o sfavorire l'utilizzo di una sostanza, no? per esempio un ambiente eh, circo, in cui le sostanze sono molto presenti, anche a livello familiare, sono ambienti eh, più triggeranti, più rischiosi anche rispetto allo sviluppo di una dipendenza. Se noi poi entriamo nel merito della DHD, eh, cosa vediamo? Andiamo a vedere che lo possiamo definire un fenomeno raro dal punto di vista legato alla dipendenza. Assolutamente no. Noi sappiamo. Che eh, la DHD è, 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 è un disturbo d'uso di sostanze o substance use disorder, se vediamo qua lo vediamo in inglese, sono una delle comorbidità più presenti in, in letteratura scientifica, tra, eh, quella proprio tra DHD e dipendenze patologiche. Non stiamo quindi parlando di un fenomeno raro, attenzione, ok. Noi sappiamo bene ormai quanto la DHD trovi, trovi spesso, soprattutto la DHD non diagnosticato trovi una risposta all'interno delle dipendenze, proprio perché il soggetto, non riuscendo intanto a capire il proprio funzionamento, perché magari non riconosce di essere una DHD o non gli è mai stato diagnosticato, si rende conto che con certe tipologie di sostanze, in particolare gli psicostimolanti, tipo la cocaina, sente un, uh, una certa tranquillità. E quindi capite bene quanto l'aggancio sia, eh, sia immediato. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che sì, ah, è vero che c'è l'ansia, la depressione, il disturbo bipolare, ma attenzione perché le dipendenze patologiche rientrano quindi fra i disturbi più comorbili con l'ADHD. Okay? Chiaramente è importante ricordarci che un ADHD non trattato ha un ulteriore rischio di sviluppare una dipendenza uso di sostanze. Invece gli ADHD trattati sin da bambini okay, hanno delle, eh, dei, dei rischi meno. Okay. Quindi, eh, assolutamente, eh, questo eh, sottolinea ancora una volta quanto è importante fare una diagnosi precoce, capire eh, rapidamente cosa sta succedendo, il funzionamento della persona, fino appunto quando è un bambino. Noi sappiamo che. Tra gli utilizzatori di sostanze, lecite o illecite che siano, oppure anche dipendenze comportamentali, tra il 23 e il 30% di questi soggetti hanno in comorbidità un disturbo ADHD, una problematica ADHD. Per quanto riguarda invece chi ha una diagnosi di ADHD, il 10% soddisfa anche i criteri per un disturbo da uso di sostanze. Quindi vedete come il legame fra questi due aspetti non è assolutamente secondario. Quindi cosa sappiamo? Che l'ADHD eh, unito a un disturbo di sostanze di fatto peggiora la prognosi, ovvero rende il paziente anche più difficile da trattare. È quindi un, um, chiamiamolo un panorama che si complica. Okay? Infatti l'ADHD per sua natura sappiamo che espone maggiormente il soggetto a comportamenti eh, a rischio, no? dati anche dall'impulsività, dati anche da, da, da questa iperattività sia cerebrale che motoria. Quindi questo può portare il soggetto che prova una, una sostanza a passare rapidamente da uh, a una, a una transizione di abuso, quindi di utilizzo di questa sostanza in maniera più prolungata nel tempo e più frequente e anche a un'addiction vera e propria, quindi a una dipendenza patologica vera e propria da parte di quella sostanza o più sostanze, perché può essere anche un po' l'abusatore, chiaramente. Quindi... È un fenomeno raro? Ma rispetto alla popolazione in generale, ci siamo accorti che eh, dal punto di vista scientifico, il rischio di sviluppare una, una dipendenza quando si ha una DHD aumenta. Si è visto che la cannabis e la cocaina, ma anche l'alcol e la nicotina sono le dipendenze più comuni nei soggetti di, tra, di, con una DHD. È interessante perché comunque alcol e nicotina sono ehm, due sostanze legali. Eh? Attenzione perché soprattutto la nicotina eh, molto spesso si lega con la DHD. La dipendenza tabagica molto spesso è più severa, cioè più, più aggressiva, più complessa da trattare nel paziente con la DHD, perché per gli aspetti colinergici della nicotina, nel suo funzionamento, trova un buono spazio nella gestione sintomatologica della dell DHD. Infatti generalmente gli ADHD fumano molto. Uso di sostanze chiaramente per, girare, per gestire gli stati umorali e come adiuvanti del sonno, ok? Perché? Perché noi sappiamo che chi soffre del DHD molto spesso presenta anche delle problematiche del sonno. Le sostanze quindi possono funzionare da ehm, ipnoinduttore o comunque da aiuto nella gestione di un sonno che molto spesso non è regolare e anche di scarsa qualità. Se andiamo a vedere, noi abbiamo fatto uno studio uh, ormai nel uh, 2017, e su 1057 soggetti con dipendenza da eroina in trattamento sostitutivo con metadone o buprenorfina, è venuto fuori che il 19,5% praticamente presentava una sintomatologia di HD, che attenzione non è una diagnosi, sia chiaro però al test di screening, la SRS, di fatto eh, risultava questa percentuale. È un test con una buona sensibilità, quindi ovviamente se nel mondo ipotetico li avessimo testati tutti quanti per una diagnosi, chiaramente la percentuale sarebbe scesa, però sapendo l'accuratezza e la sensibilità di questo, di questo strumento, fino all'88% sarebbero rimasti dentro questo, eh, avrebbero ricoperto i criteri diagnostici per una DHD. Chiaramente, qua parliamo di adulti. Okay. Poi, sempre in un, un altro studio che mi hanno fatto eh, qualche anno dopo. Abbiamo visto in soggetti in trattamento sempre con metadone buprenorfina che era l'11% positivo allo screening test per la DHD. E, mh, la cosa interessante era che il gruppo DHD positivo in questo studio era rappresentato maggiormente nel genere eh, femminile, mentre invece noi sappiamo in letteratura che ancora tutt'oggi vede una prevalenza maschile, anche se eh, diciamo, ehm, lo sviluppo diciamo, della conoscenza sulla DHD eh, porta via via anche a capire che la DHD è sia maschile che femminile, ma è diverso sostanzialmente, nel senso che la manifestazione nel genere maschile è diversa da quella femminile. Molto spesso in quella femminile è più difficile identificare anche per le capacità che, che, che le donne e le, le femmine hanno di mascheramento e di maggiore adattabilità al contesto. Il gruppo di HD positivo risultava tra l'altro correlare con il misuso, cioè col cattivo utilizzo eh, delle benzodiazepine e delle terapie sostitutive oppioidi. Cosa significa? Questi erano pazienti che utilizzavano le terapie sostitutive, le benzodiazepine, per via endovenosa, quindi in maniera scorretta, e, e, e queste correlavano col dato dello screening test positivo. Quindi, questo fa capire anche come a volte l'impulsività, la ricerca di una anche di lenire. La sintomatologia di HD può portare anche a dei comportamenti di abuso molto pericolosi però ricordiamoci che ci sono uh, attualmente la dhd sicuramente se ne sta parlando di più sicuramente eh, sta riscuotendo un maggiore interesse però ci sono ancora tante tante difficoltà diagnostiche molto spesso il disturbo da uso di sostanze va a confondere i piani nel senso che è molto difficile e identificare una DHD in un soggetto uh, con una dipendenza attiva in particolare appunto nei, nei pazienti che sono abusatori anche nel, al momento stesso delle, del, dello screening delle visite insomma quindi è fondamentale far entrare negli ambulatori familiari dove è possibile perché i familiari sono spesso la memoria storica dei nostri pazienti fin da quando questi erano bambini quindi quando potenzialmente erano più puri dal punto di vista anche diagnostico della DHD, è fondamentale Fondamentale quindi cercare di coinvolgere i familiari perché ci possono dare informazioni molto molto utili sulla vita del paziente, che tante volte il paziente stesso, non perché ci voglia mentire, eh, ma proprio per eh, diciamo la, la narrazione mentale che ha della propria vita, potrebbe effettivamente non ricordare o non citare delle, degli aspetti invece che possono eh, ricondurre a una DHD o comunque a un disturbo dello spettro autistico. Okay. Ad oggi noi come strumenti diagnostici abbiamo una SRS di screening, un WURS per diciamo, un retrospettivo e poi chiaramente c'è il colloquio ADHD che può passare anche da un, da un DIVA, cioè quindi da un'intervista semistrutturata sulla ADHD o comunque un buon esperto di, di, appunto, di ADHD nell'adulto può assolutamente eh, centrare l'obiettivo con delle domande ben mirate e ben precise. Quando si parla di dipendenze però è fondamentale avere una doppia specializzazione, quindi non solo essere eh, consapevoli di come funziona una DHD, di che cos'è la DHD, ma anche sapere come funzionano le dipendenze e come funzionano le dipendenze. Quindi è assolutamente importante la doppia specialità tra, eh, sia DHD che da additologo, diciamo. L'ideale nel trattamento ormai sappiamo che è la, il trattamento combinato, quindi di farmacoterapia con eh, una psicoterapia generalmente cognitivo-comportamentale dove nel cognitivo-comportamentale dobbiamo mettere anche il coaching eh, cognitivo-comportamentale sulla DHD, questo è fondamentale, e il lavoro con le famiglie. È importantissimo fare sostegno alle famiglie e, e anche psicoeducazione sulla DHD, per far capire alle famiglie che non sono persone agitate o indolenti, ma eh, è a tutti gli effetti una neurotipicità e come tale ha delle caratteristiche. Ha senso fare il tossicologico? Io non lavoro col tossicologico, nel senso che da psicoterapeuta, io lavoro a medicina di dipendenza a Verona, eh, del gruppo di Lugoboni, io eh, non utilizzo il tossicologico, bensì la relazione col paziente. E eh, mi rendo conto che quando la relazione terapeutica è buona, è il paziente stesso che eh, dichiara le ricadute. È chiaro che in setting differenti, tipo un servizio territoriale, cioè un SERD, eh, ha senso utilizzare il tossicologico. Okay, quindi, ad oggi, eh, quando noi parliamo di ADHD e dipendenze, dobbiamo vederla come una strada a doppio senso, perché molto spesso le dipendenze sono una forma di automedicazione rispetto alla sintomatologia ADHD. Molto spesso ci sono gli aspetti neurobiologici da considerare, delle comorbidità psichiatriche. Per noi, io vi parlo di ADHD adulto. Okay? E quindi cosa significa? Significa che non troviamo più quadri puri soprattutto al crescere dell'età. Perché è vero che la DHD o comunque i disturbi dello, de, de, dello, dello spettro autistico ci sono fin dalla nascita, quindi sicuramente arriva prima la DHD di qualsiasi altro disturbo. Vero è che però un paziente non diagnosticato inizia a sviluppare anche una sua personalità e eh, con le risorse che ha a disposizione e anche a sviluppare delle risposte eh, comportamentali al, alla DHD. E quindi molto spesso noi troviamo degli adulti con delle comorbidità psichiatriche che possono essere di varia natura. E quindi è importante riuscire a trattare tutto quanto. E questa è la complessità del piano. Bisogna trattare tutto quanto, quindi la DHD, gli aspetti più psichiatrici, ma anche la dipendenza vera e propria. Ovviamente noi sappiamo che trattando eh, sia gli aspetti diciamo, psicologici psichiatrici che la DHD abbiamo anche un rebound un, di, di maggiore efficacia sulla dipendenza stessa. Quindi non bisogna lasciare indietro nessun pezzo sostanzialmente. Bisogna assolutamente lavorare sull'impulsività. Noi sappiamo che è importante fare dei training sull'impulsività perché l'impulsività è uno dei fattori di ricaduta. E la DHD sappiamo essere un soggetto generalmente impulsivo, quindi è un dato importante da considerare durante i trattamenti. E anche quelli che vengono definiti Novity Seeker, ovvero quelle persone... Che eh, oltre appunto, a, ad avere a, aspetti ADHD hanno anche questa tendenza a provare più cose, a cambiare spesso, e quindi spesso nel cambiare ci sono anche le sostanze. Io mi soffermerò adesso solo su tre aspetti fondamentali, mh, della, tre dipendenze, scusate, che io eh, reputo più centrali di altre quando parliamo di ADHD: il tabagismo, la cocaina e l'internet addiction. Allora, il tabagismo eh, noi sappiamo che trova una mh, radice importante, una, una, un appiglio importante nei soggetti con ADHD. Vi dicevo prima, fumano tanto, ok? questo perché? Perché la eh, nicotina aiuta il soggetto con ADHD proprio per l'attivazione eh, dopaminergica e lo aiuta a, a gestire quella che è la sintomatologia. Eh, Tipica della DHD. Quindi eh, molta attenzione, perché generalmente questi sono soggetti che iniziano a fumare presto e iniziano anche a fumare tanto, perché? Perché fondamentalmente la, la nicotina per il suo funzionamento colinergico va a ridurre la sintomatologia DHD. Infatti, però attenzione, perché c'è un altro aspetto da collegare alla um, alla dipendenza tabagica. Questo è un vecchio studio del 2000, dove però ci dice che pazienti che iniziano a fumare, ragazzi scusate, che iniziano a fumare in adolescenza, hanno un, un rischio di circa 4 volte maggiore rispetto a chi non fuma di sviluppare una sintomatologia depressiva. Quindi attenzione perché questo significa che i soggetti con ADHD, che sono più a rischio di una dipendenza tabagica, di conseguenza sono anche più a rischio di sviluppare poi una sintomatologia depressiva proprio perché iniziano a fumare presto, attorno ai 10, 11, 12 anni. Ok, la cocaina. La cocaina è un'altra sostanza che trova un appiglio importante a livello proprio dei, dei nostri dei nostri pazienti, DHD adulti. Questo perché? Ehm, perché sostanzialmente la cocaina per la DHD non è tanto una sostanza, una sostanza da sballo, diciamo così, ma è una sostanza che va a più prestazionale, cioè il, la DHD utilizza eh, la la cocaina, proprio per sfruttare diciamo, il suo effetto quasi paradosso, nel senso che lo tranquillizza, lo calma, ne riduce la, 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 la sintomatologia. Il paziente con una DHD che prova la cocaina molto spesso dice: Io mi sentivo meglio, perché mi sentivo proprio di poter gestire di più il, 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 il mio stato, fondamentalmente. Quindi capite quanto la cocaina abbia un effetto di autocura. Per queste persone e quanto quindi questo possa diventare assolutamente importante e quindi eh, facilmente una sostanza d'abuso e anche di conseguenza una dipendenza. Dipendenza che però è molto aggressiva in questo caso perché il paziente trova una risposta a una problematica che lo affligge da, da sempre, sostanzialmente. L'osservazione clinica quindi cosa ci dice? Ci c'è un dato importante, chiedere sempre ai pazienti che utilizzano la cocaina per quale motivo lo fanno, o meglio, per quale, eff quale effetto vanno cercando. Chiaramente un paziente che vi dice io prendo la cocaina perché mi tranquillizzo, proprio mh, ieri ho visto un paziente eh, ADHD diagnosticato che fuma crack la sera prima di andare a letto, pensate perché? Perché il crack lo aiuta a dormire. Sembra paradossale, no? Perché uno tendenzialmente una sostanza, il crack è appunto sempre cocaina, e uno pensa, ma come? Questo dovrebbe attivarti, non dovrebbe farti dormire. Invece senza quello non riesci a dormire. Quindi capite che implicazione, che aggressività ha questa dipendenza. Già il crack è poi una sostanza che di per sé è molto molto additiva. Quindi, a cosa c'è da prestare attenzione? All'inizio eh, precoce dell'uso di sostanze, 10-13 anni, e per sostanze si intende anche la sigaretta, attenzione, non pensiamo solo alle sostanze illecite. E, e infatti attenzione all'utilizzo della sigaretta, anche questa in età precoce. Ovviamente è chiaro che un, un soggetto, un ragazzo che ha 10-13 anni inizia a fumare le sigarette e contemporaneamente inizia a utilizzare anche delle sostanze come alcol, cannabis e cocaina, ma insomma è chiaramente è un quadro più complesso perché rischiamo veramente di trovarci con un legame davvero importante. Ok, attenzione anche, ricordiamoci una cosa, che l'inizio precoce delle sostanze, legali o illegali che siano, non è questo. Una differenza importante, aumentano i rischi, di, i rischi suicidari per queste persone, eh, poi crescendo, aumenta il numero di eccessi in pronto soccorso, perché immaginate anche l'impulsività eh, tipica della DHD, a che rischi espone rispetto all'utilizzo di sostanze, ovvero eh, per esempio un maggiore rischio di overdose, perché sono pazienti che magari buttano giù rapidamente grosse quantitativi o, o di come tirici co, tiri se sono. Mh, se utilizzano l'alcol, quindi significa che rischiano anche maggiori accessi in pronto soccorso e possono trovare. Anche un maggiore rischio di sviluppare un poliabuso di sostanze, ovvero diventare dei piccoli chimici, passatemi il termine, dove una so utilizzano più sostanze proprio per regolare la loro sintomatologia. Attenzione, come vi dicevo, molto spesso utilizzano la cocaina, ma non solo, ci cioè sono anche pazienti ADHD che usano molto i cannabinoidi, soprattutto per, ai per aiutarli a dormire, non tanto per altri effetti che magari li gradiscono di meno. E poi c'è l'aspetto della tecnologia. Noi sappiamo la tecnologia essere un grandissimo, una grandissima risorsa. Ehm... E cosa succede? Che è vero che è una grandissima risorsa, però per, eh, può diventare anche un abuso. E si è visto quanto gli ADHD, il, comunque i soggetti con anche dei disturbi dello spettro autistico, possano legare proprio con questa dipendenza, che è una dipendenza legale senza sostanze. No? L'internet addiction è un grande contenitore, ci sono delle sottocategorie, che sono la cyber sex addiction, ovvero la dipendenza dalle relazioni sessuali online. La, la cyber relational addiction, ovvero la dipendenza a relazioni non per forza sessuali online, il gioco d'azzardo patologico online, sempre la gaming addiction, quindi la dipendenza da videogiochi, e questa molto spesso la troviamo nei pazienti ADHD che giocano tantissime ore, e, e anche l'information overloaded, cioè il surfare da un link all'altro senza mai ne, diciamo, trovare una meta e passare quindi tantissimo tempo online. Quello che si vede è che eh, l'internet addiction, di fatto come tutte le altre eh, dipendenze, può diventare un controller emotivo, quindi aiuta a gestire gli stati mentali, può portare però allo stesso tempo a un rallentamento dell'attività prefrontale, quindi l'attività eh, che, che aiuta il, il soggetto a mantenere il controllo su di sé, a posporre i propri bisogni, a, a, quindi a organizzarsi e di conseguenza va a favorire un'impulsività. Quindi immaginatevi in un soggetto ADHD, dove già il controllo è un po' più basso e dove già l'impulsività e la compulsività sono eh, più marcate. Ovviamente, non dimentichiamoci che ci sono anche le caratteristiche. Come per le sostanze, anche dei prodotti digitali ci sono certi prodotti digitali tipo il gioco d'azzardo che si fondano sulla dipendenza. Noi sappiamo che eh, l'offerta del gioco d'azzardo si fonda proprio sulla addiction da gioco perché se non esistesse la dipendenza da gioco, gran parte di queste eh, attività avrebbe già cessato di esistere, sostanzialmente. Non è così per i videogiochi. I videogiochi non si fondano sulla dipendenza, hanno però delle caratteristiche anche dopaminergiche dal punto di vista della stimolazione che possono agganciare sicuramente le persone. E si è visto che gli. HD si agganciano con maggiore probabilità. I giochi online eh, quindi possono di fatto stimolare l'impulsività e la compulsività in soggetti, quelli ADHD, eh, anche adulti, ma pensiamo soprattutto agli adolescenti, che eh, già presentano problematiche in queste aree. Si aggiunge inoltre una sovrastimolazione data dall'applicazione stessa, nel senso che sono applicazioni molto veloci, molto rapide, che non lasciano il tempo di pensare no? molto spesso. E noi cosa facciamo? Ah, ma, eh, non so se vi ricordate il film di, di Matrix, diceva pillola rossa, e si va a vedere quanto fonda la tana del bianconiglio, pillola blu, e tutto torna come prima. In realtà non torna tutto come prima, perché noi ormai in clinica abbiamo visto che eh, non possiamo più far finta, eh, come esperti di dipendenze, far finta di non trattare l'argomento dei disturbi dello spettro autistico. In questo caso, visto che proprio la relazione parla di ADHD, che è uno dei maggiori eh, rappresentanti diciamo di lista, ecco <ride> in un certo senso. Quindi possiamo prendere la pillola rossa e andare un po' più a fondo di questo, uh, di questo, in questo mondo no? ed è fondamentale, parlo anche e soprattutto per i colleghi, eh, fare formazione. Cioè, eh, studiare, capire come funziona questo, questa problematica, come funziona una DHD, okay? una, anche una neuroatipicità sostanzialmente. Quindi, crearsi anche un vocabolario per capirlo al meglio, no? fare esperienza ed entrare dentro questo mondo, che è un mondo che rappresenta sia la parte delle dipendenze, ma anche la parte delle neuroatipicità. Atipi Quindi, è fondamentale entrare dentro questo mondo. E non fare errori grossolani, perché se pensiamo soprattutto all'internet addiction, noi non dobbiamo mai pensarla come due piani di realtà separati, bensì dobbiamo vederli come tutt'uno, perché si è visto che le relazioni, le emozioni, i, i pensieri che, eh, che le persone fanno durante nell'online sono gli stessi, hanno la stessa forza, la stessa, eh, la stessa valenza di quelli che si fanno nella vita offline, cioè nella vita diciamo delle relazioni vis-à-vis. Quindi sarebbe un errore gravissimo non considerare questo aspetto. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di, di essere stato chiaro. Ecco, comunque qua sotto c'è la mia mail. Per qualsiasi domanda o dubbio, insomma, io rimango a disposizione. Grazie.